Lei disse che la discussione sul decreto Genova avrebbe fatto emergere le contraddizioni del Movimento 5 Stelle. Ieri sono emerse in Senato e in Commissione un suo giudizio e se Dema è il soggetto politico che è pronto ad accogliere i dissidenti, chiamiamoli così, dei Movimento 5 Stelle. Beh, Napoli è città rifugio, Dema è movimento aperto, ma non è che noi poi siamo là col cesello ad aspettare le persone, come dire, che non si trovano, non è questo il tema. Il tema semmai è un altro, è quello che si coglie nella sua domanda, nel senso che mi pare che stia venendo fuori con una rapidità anche in qualche modo inaspettata le evidenti contraddizioni tra quello che è un po' la militanza storica del Movimento 5 Stelle, quelli che sono gli impegni politici, le promesse elettorali e ciò che invece si sta realizzando dal punto di vista politico e istituzionale. Potremmo fare un elenco lunghissimo. Lei ha citato il decreto Genova, dagli idrocarburi che vengono maggiormente autorizzati per essere immessi nelle terre, alla vicenda del condono. Io non tutto potevo pensare tranne che il Movimento 5 Stelle diventasse uno dei tanti partiti del condono e quindi trovo assolutamente fisiologico non che due parlamentari abbiano espresso il dissenso, ma troverei fisiologico che ci sia un dissenso ancora più vasto da questo punto di vista, per non parlare della TAV, del Terzo Valico, della TAP, di Taranto. Io sono stato in Puglia ieri e ho incontrato un sacco di gente che mi ha detto che in alcuni territori non possono più provare ad esercitare manifestazioni politiche per il tradimento così repentino e forte, se pensiamo a Melendugno, se pensiamo alla TAP, io me ne ricordo le dichiarazioni, con noi al governo il gasdotto non si farà, il gasdotto si sta facendo, i costi del gasdotto si sapevano prima, è come dire, è come quando io sono entrato, io non voglio fare un paragone, però quando sono diventato sindaco, allora poniamo che sia vero che loro non sapevano i costi del gasdotto, io non ci credo, ma cioè che sia vero. Io veramente non sapevo che Napoli era in dissesto quando sono diventato sindaco, come se una volta diventato sindaco tutti gli impegni che ho preso li cambiavo, cioè privatizzavo tutto, licenziavo tutto, svendevo tutto. Io penso che chi sta al governo, se veramente crede nelle cose che ha detto, doveva fermare quell'opera. Se penso a Taranto, se penso agli idrocarburi, se penso al condono, quindi c'è un dissenso che vedo crescente, ma non tanto nel Parlamento, perché poi là vigono anche delle logiche molto democratiche che sono quelle dell'espulsione del dissenso, che un'altra distanza enorme che c'è tra Dema, tra persone come noi che fanno politica e loro. Ma io vedo crescere il dissenso sinceramente tra gli elettori, le elettrici e i militanti, di cui colgo il disagio. Colgo il disagio di chi ha fatto un voto bello, che confermo essere bello fin anche a gran tratti condivisibili, di un voto di rottura di un sistema. E poi si trova non solo abbracciato al sistema, perché fai un contratto con Salvini che fa parte del sistema, ma stai facendo molte delle politiche che sono esattamente le politiche sistemiche, cioè le politiche che sono in perfetta continuità con i governi precedenti. Tra Calenda, tra il progetto su Taranto del governo Renzi-Gentiloni e il governo Salvini Di Maio, mi pare che più o meno è la stessa cosa, si può cambiare qualche virgola, qualche punto e virgola, ma stiamo più o meno là.